Allora, ho iniziato questo gameplay pescando. Sapete bene che in questo gioco pescare aiuta molto, ma soprattutto a me pescare mi rilassa molto. Comunque volevo dire un po' di cose. Questo sarà l'ultimo episodio in cui io userò questa texture pack. Forse l'ultimo episodio. Perché, sinceramente, questa texture pack cartonesca non mi piace. Ancora poco tempo e potrò installare la 100, quella stile medievale che mi piace. Lo faccio perché, almeno per differenziare i video fra me e mio fratello. Inoltre, ora che la casa al mare è stata completata, ho deciso di viaggiare ed esplorare. Primo, voglio trovare una nuova miniera. Secondo, voglio allevare, per cui devo andare in una radura. Poi voglio andare nella savana e magari voglio andare a costruirmi anche una torre nel deserto. L'altra cosa che voglio fare è creare il portale per il Nether. Inoltre voglio crearmi una casa e poter crearmi la sala degli incantesimi. Come vedete, ho in testa molti progetti e penso che li realizzerò tutti. Non voglio fare le cose lentamente, con calma. Voglio fare le cose con rapidità per far sì che non mi annoi troppo in questa serie. Sono costretto a farlo, per cui cercherò di essere quanto più prolisso possibile nel realizzare i miei obiettivi. Cui, con molta probabilità, questo sarà uno dei ultimi video in cui sarò alla casa al mare. Naturalmente questa è la seconda casa importante che ho costruito, quindi può essere che vi ritornerò in futuro. Ma per il momento ho bisogno di cose nuove. Tanto ormai qua è tutto realizzato alla perfezione. L'unica cosa che potrei voler fare è mettere le porte in acciaio in modo da non subire danni in assenza. Comunque, ritengo che sia tutto riguadagnato in questa serie. Quindi, adesso inizio a prepararmi gli elementi perché più avanti forse ne avrò bisogno. Sperando solamente che nelle nuove miniere possa trovare abbastanza elementi per continuare la serie in modo moderno e non primitivo. Una cosa importante che devo fare è di abituarmi a usare, quando sto in miniera, picconi e
pale, di pietra, e che sono facilmente rinnovabili. E cosa più importante, utilizzare piccoli di ferro solamente quando mi trovo di fronte a metalli come oro e redstone. Ok, ho messo a posto le cose. Di notte. Per cui... mi conviene andare a dormire. E domani con calma. Andrò... in cerca di nuovi guai. La notte è passata velocemente. Il giorno offre un paesaggio stupendo. Si sono sgonfiati un po' i coglioni. E adesso posso tranquillamente andarmene a fanculo in cerca di nuove avventure. Guai. Vediamo un po'. Dove mi dirigerò? Una cosa che mi sono dimenticato di procurarmi in abbondanza, il carbone. Per cui, siccome ci sono molti alberi da queste parti, ho pensato, perché non faccio scorta di legna, che dopo potrei tranquillamente cuocere e ricavare la carbonella. In fondo, da questo lato della mappa, ancora non avevo fatto nulla, per cui penso che sarà divertente esplorare una zona nuova. Naturalmente, velocemente. E come potete vedere, sono già arrivato a un piccolo boschetto dove potrò incominciare a tagliare un po' di legno. Divertendomi a fare il boscaiolo. Ah, lo sapete, qual è il colmo per un boscaiolo? Non essere per nulla esperto di seghe. Oppure avere un figlio che non capisce la sega. Oppure avere una moglie che è brava a farti le seghe. Sì, lo so, sono molto squallido e molto prepotente. Sono le giuste battute che può fare uno che è un bastardo dentro. Comunque, il mio intento oggi è di disboscare tutta questa zona, estrarre tutto, ogni singolo ciocco di legno, magari prendere anche un po' di terra bruna, può essere utile. Annoiarvi a morte. Scoperto per quale motivo, anche se li avevo già presi, dico le conquiste, me ne ridava. Vorrei sapere che io utilizzo un programma per la pulizia del PC.
molto potente. E l'ho settato per eliminare alcuni tipi di file, alcuni tipi di anche file di configurazione, eccetera. Uno di questi file, dove vengono registrate tutte le conquiste in Minecraft, è uno dei file che viene ripulito ogni giorno. È come se il file dove vengono memorizzate le conquiste fatte in Minecraft venisse resettato, cancellato, ripulito. Per cui ho provato a escludere questo file dal programma e infatti non mi sta dando più gli accendimenti. Però mi sono accorto che il programma ritiene pericoloso questo file, perché è un file Java dove vengono memorizzati dei dati. E quindi, anche se io l'ho disabilitato, a volte il programma lo riabilita in automatico quando fa le scansioni. E di punto in bianco mi ritrovo con l'avatar di default e non quello personalizzato, oppure mi ritrovo con gli achievement resettati, quindi mi dà un'altra volta la conquista del ferro, il tema scottante e altre cazzate. E a quel punto capita anche mio fratello, perché anche lui utilizza lo stesso programma per la pulizia. Per cui, ora che vi ho spiegato questa cosa, pretendo che non mi rompiate i cazzi. Sì, a plurale, perché la natura è stata molto generosa con me. Infatti, non sono nato con un solo organo riproduttivo, ma sono nato con due. Sì, sembra comica, ma purtroppo è la cruda realtà. A volte le malformazioni genetiche agiscono per vie misteriose. C'è chi nasce con un braccio deformato e con due tazze, oppure uno che nasce con la faccia sfigurata, senza corde vocali e con alcune dita mancanti. È strano. Chi lo sa? Le radiazioni, come hanno influito sui nostri genitori, facendoci nascere con queste mutazioni. Infatti, questa mutazione in ogni caso è estremamente utile. Mi ricordo quando ero adolescente che le mie amiche mi chiamavano doppietta. Già, perché avevo due canne. Ora non mi potete immaginare da adolescente quanto mi sono divertito e quante ragazze ho conosciuto. Tutte ragazze che poi alla fine si sono sposate, hanno avuto figli. E adesso ogni tanto quando le rincontro mi dicono: ma la doppietta funziona ancora bene? E io gli rispondo: la vuoi provare? E lei mi dice: ma sono sposata. E io le rispondo: non sono geloso. E per questo motivo, che adesso per me è passato niente, me l'hanno acchiappato tutti i miei ex amici che hanno scoperto che mi sono trombato le loro rispettive fidanzate. Lo so, sto parlando a vanvera, che non c'entra un cazzo con questo gameplay, e che praticamente, a parte ciuppare legna, non è che so che altro fare, quindi sto cazzeggiando per far sì che ora il sole tramonti e possa tranquillamente costruirmi un riparo
Un po' come feci in passato quando commentai un video di Paradosso. E infatti, bastò uno strano déjà vu, anche all'epoca. Ci costruimmo un guscio su un albero, fatto con argilla. Se non mi ricordo male, feci il convento alle montagne di Re Salomone. Se andate a vedere nella sua modalità hardcore, dovreste trovare il video ovviamente. Se mi va, metto il link. Oppure ve lo potete tranquillamente cercare da soli. Non è che devo farvi da balia. Sono un bravo architetto. E adesso aspettiamo l'alba, che non è tardata ad arrivare. Stanotte vi dico subito che ho avuto un po' di problemi. Sono venuto a farmi visita ai scheletri, ai ritorni, ai creeper, ai stronzi. Per cui, stranamente, si sono tutti quanti piazzati sotto l'albero per rompere i coglioni. E visto che a me non mi piace quando qualcuno viene a disturbarmi sotto casa, che ho fatto? Ho aperto un buco, sono sceso e gli ho generosamente aperto il culo. A tutti. Sia chiaro, questa frase che ho usato non è mia. È una frase che mio fratello mi ha fatto sentire quando vede i video di quei due vecchi sul server. Sì, devo dire che come persone sono simpatiche. Ritengo anche che siano leggermente pazzi. Ma questa non è una cosa negativa, sia chiaro, eh. La pazzia a piccole dosi aiuta a vivere. Di certo non mi piacerebbe averli come amici che frequento abitualmente, ma ritengo che possono essere persone simpatiche da seguire su YouTube. Un po' come quel folle di YouTube. Lui lo seguo fin da quando ha incominciato la sua carriera di recensore di film. Sa che ho fatto proprio il pieno. Comunque, la foresta che era presente su questa collina, ritengo di averla quasi completamente distrutta, assorbita, falciata. E adesso prendo un po' di terra bruna. Perché prendere questa terra invece da quella normale? Per un solo motivo. È un nuovo elemento che non ci ha mai inserito in questa versione. E se non la usa nessuno, che cazzo l'ha voluta inserire? Quindi, visto che non lo usa quasi nessuno, lo uso io. Tanto usare cose inutili è una cosa che faccio abitualmente. Per esempio uso le mutande, ma sinceramente ne gradirei proprio farne a meno. Tanto più che avendo pantaloni attillati,
addosso, anzi i bozzi, perché uno tengo a destra e uno tengo a sinistra. È fastidioso quando devo urinare, perché lo stimolo mi viene entrambi. E molto spesso capita che mirando con uno l'altro pesce fuori. Problematiche. Alcuni potrebbero pensare, questo ci sta pigliando il culo. E io vi risponderei, non ci credete, cazzi vostri. Io condivido le mie stranezze anche per rendermi partecipi del fatto che non tutti quanti nascono allo stesso modo e soprattutto quello che voi chiamate normalità per altre persone non lo è. Voi date per scontato che la vita di dire questo, questo e questo. E invece ci sono persone che per avere quello che voi date per scontato si devono sacrificare e anche molto. Quindi, quando insultate qualcuno per le sue diversità, rifletteteci. Magari un giorno vi potreste trovare nella sua stessa identica situazione. Magari vi capita un incidente e perdete l'utilizzo di un braccio, di una gamba, di una vista. Se in quel momento incontrate qualcuno che vi incomincia a insultare per il vostro handicap, come magari voi avete insultato qualcuno per un handicap che aveva, credo che non vi sentirete tanto felici, anzi, incomincerete ad odiare quel tipo di comportamento che magari fino a un paio di mesi prima voi stessi avevate nei confronti di qualcuno. La vita è strana, Ti mette di fronte a delle sfide, a delle situazioni che non è facile porvi rimedio. Quindi vi consiglio di riflettere su quello che il destino vi potrebbe riservare in futuro. Ok? Girando, girando, mi sono reso conto che sono tornato a casa, la prima casa. È già il secondo giorno che sto cercando legna, per cui mi conviene riempire qualche altro slot. E visto che sono in zona, non mi conviene tornare sulla casa sulla spiaggia. Mi conviene pernottare qui e incominciare a cucinare un po' di carbone. Qui purtroppo non ho un letto. Anzi, tecnicamente ho un solo letto, quello sulla casa in spiaggia. Per cui utilizzerò questo tempo per sistemare un po' l'inventario e per iniziare una produzione di carbonella. Perché domani penso che mi dirigerò a nord-est rispetto al villaggio degli Indici e cercherò una nuova miniera a cui attingere grosse quantità di materiali, perché dopo la miniera
Penso proprio che mi dirigerò verso una pianura dove allestirò una nuova casa e dove ho intenzione di iniziare un po' l'allevamento e coltivare delle canne, crearmi libri e creare finalmente il tavolo degli incantesimi, completo di libreria che ne aumenta il potere. E cercare lapislazzuli che servono adesso per poter aiutare gli incantamenti. Soprattutto perché adesso è più facile utilizzare i livelli che hanno un costo minore per incantare oggetti, eccetera, anche i libri. L'unico invece che costa ancora parecchio è l'incudine. Infatti, i livelli che ti fa pagare per fondere insieme gli oggetti da quello che so. È rimasto identico. Poi voglio andare anche all'inferno. Voglio rompere il culo un paio di vampi. Sperare che mi droppino la verga in modo da creare l'alambicco. E incominciare anch'io, come paradosso, a creare pozioni. Mi limiterò a quelle delle notte, quelle per respirare sott'acqua e quelle per camminare nel fuoco, eccetera. Non mi metterò a fare le pozioni di danneggiamento velenoso, eccetera. Quelle cazzate mi sono reso conto che funzionano contro gli archi player se fossi in un server PvP. Ma visto che sto giocando in singolo, è stupido creare delle pozioni che possono essere utilizzate solamente contro altri player e non contro i mob. Infatti abbiamo fatto delle sperimentazioni, ma la pozione velenosa sugli zombie, creeper, scheletri e ragni ha un effetto nullo. Funziona sulle saghe, ma per poco tempo. L'ingaggiamento anche. L'unico che funziona contro tutti i mob ostili è quello là di lentezza. Ma a che scopo? Colpire un gruppetto mi fa andare più lentamente, quando è semplicemente facile colpirli con la spada, eccetera. Come vedete, la produzione di carbonella sta andando bene. Ancora non ho avuto modo di utilizzare quei due libri che ho pescato. Ma per il momento sono contento così. Domani mattina assorgerà il sole. Penso proprio che andrò in cerca della nuova miniera. E spero anche di aver già sostituito la Servi Pack, la Texo Pack, come nuova, quella medievale che mi piace. Quindi, che dirvi? Mancano pochi minuti alla fine di questo gameplay. È stato tutto in commento lì. Il motivo l'ho spiegato anche nei precedenti video. Avevo fatto 6 video di un totale di 3 ore e li ho fusi insieme per farne 3 da mezz'ora. Perché volevo dal prossimo utilizzare la Texture Pack che mi piace. Per cui posso mettermi in viaggio e cercare la nuova zona dove iniziare a minare. Flash. Corri alla velocità del suono. Ed eccoci arrivati. Qui, in
inizierà la mia nuova avventura come minatore. Per cui aspettatevi grandi cose.